Ciao a tutti, io sono Andrea Piovesana e faccio parte del PNLUG. Sono iscritto da 3-4 anni di tutti gli enti pubblici e quindi anche i programmi siano di tipo aperto, cioè che io so cosa fanno. Qui ci sono un po' le motivazioni. Motivazioni di base sono sia di carattere economico, quindi se io ho dei sorgenti pubblici, magari ho più entità in concorrenza che possono modificare i programmi, siamo, non so, ai programmi per fare il 730 piuttosto che ai programmi per fare tutta la parte che ne so, sanitaria, quindi tutta la gestione dei vaccini piuttosto che ne so io. Quindi creare una concorrenza e poter quindi avvalermi di più realtà che modificano i programmi che io devo fare evolvere o gestire altre cose che oggi non vanno fatte. Un discorso di collaborazione, questo è un po' un concetto base dell'open source, dove l'idea di fondo è che io collaboro con un gruppo, che di solito ci si trova in internet, su questi siti dove si modifica il codice, e la collaborazione può la persona qualsiasi avere un'idea eccellente che può essere poi condivisa dagli altri e messa nei programmi nuovi. Che ne so, attualmente ad esempio in questi giorni a Udine è nato un gruppo, un movimento, il cui obiettivo era quello di semplificare l'accesso, fare un hackathon per semplificare l'accesso da parte degli utenti agli ospedali. Io sono, devo andare a trovare mio papà che è in ospedale, che ha un problema. È un ospedale grande di Udine, magari mi perdo, è molto vasto, non so chi chiedere. Fare magari un hackathon, in questo caso l'hanno fatto a Udine, per fare un codice pubblico per cercare di trovare una soluzione per guidarmi in maniera veloce dov'è la stanza, dove andare. Questa è un'idea, ma ce ne sono mille. No, si è andato avanti, ma no. Sì, ma io volevo fare così. Indietro. Okay. Quindi dare un servizio pubblico e quindi migliorare quelle che sono le possibilità. L'altro punto importante è di promuovere l'innovazione. Più gente che partecipa a un progetto, più, come dicevo prima, posso avere delle nuove idee che migliorano il progetto. Ecco, adesso avanti. In questo sito io ho fatto alcune foto di alcune parti del sito interessanti, secondo me dovete andarlo a vedere, che l'ho messo qua in cima nelle slide, che il software libero dà a chiunque il diritto di usare, studiare, condividere e migliorare il software. Queste sono le quattro libertà, un po' di Stallman, che sono l'idea base dell'open source. Questo diritto aiuta a supportare altri diritti fondamentali come la libertà di parola, di stampa e tutela della privacy. Oggi si parla particolarmente di privacy perché è un argomento importante. Se io so come è fatto il programma che uso, molto probabilmente so che quel programma non manda informazioni alla NSA o a chi è di cosa io sto facendo, dicendo, eccetera. Però fondamentale è anche la possibilità appunto di parlare, eccetera. E qui questa è la pagina dove io mi registro e do in sostanza, qui c'è un contattore dove dice il numero di persone che hanno diritto a questa iniziativa, do il mio consenso a sviluppare un po' e a spingere verso la comunità europea che questo tipo di iniziativa si sviluppi. Vai. Loro in sostanza hanno fatto una lettera aperta, che è questa lettera che è destinata principalmente alla comunità europea e ai legislatori, anche italiani, dove si invita ad usare software pubblico. Okay. La slide successiva è un po' il video. Il video è in inglese con sottotitoli in italiano. Io vi consiglio di vedere. Questo qui è un video, dopo queste slide saranno pubblicate nel nostro sito, è un video che vi spiega un po', noi volevamo tramite, tra l'altro Ivo, fare una presentazione anche in italiano, era una delle idee, non siamo riusciti, però questo video in inglese c'ha i sottotitoli, potete capirlo. Perché ci hanno detto che ci sarà quello in italiano già fatto.
che però non c'è. Non è ancora uscito. Però non c'è. Vabbè, questo vi consiglio di vederlo, inutile che lo guardiamo adesso. L'altro video che vi ho messo è relativo al codice open source. Questo signore qua, che è Richard Stallman, in questo video su YouTube vi spiega cos'è questo concetto. Questo è un video fatto al TED, non so se conoscete cos'è il TED, sono una serie di conferenze su vari temi dove ci sono di solito dei relatori molto bravi. Questo intervento secondo me è molto bello, magari dateci un'occhiata che quando avete un attimo di tempo. Come ultima slide ho messo questa. Questa perché chi sono questi? Il governo dell'Inghilterra, del Regno Unito, dove gli inglesi questo tipo di principi li hanno già adottati. Cioè quegli inglesi che sono usciti dalla comunità europea, più o meno, adesso vedremo quando e come usciranno, e loro hanno già una norma di questo tipo. Loro hanno questo, se andate sul sito gov.uk, che è il sito ufficiale del governo inglese, c'è un service standard, cioè un metodo con cui chi fa software o chi ha relazioni con il governo inglese deve fare software. E tra le varie metodologie che devono avere le software house che fanno software per gli inglesi è di avere software open source. Se andate a vedere quel sito, torno indietro, se andate in quel sito che vi indicavo, ci sono un elenco di normative. Non so se cliccando vai, riesci ad andare più avanti. Prova. Perché io nella mia chiavetta avevo anche tutto il sito. Bravo. Puoi copiare il link. Magari adesso Ivo vi collega. Ci sono tutta una serie di metodi come devo fare il software. Ad esempio c'è che devo usare una metodologia Agile. Non so se vi ha mai parlato di come sono i metodi di sviluppo software. Il software una volta veniva sviluppato a blocchi, no? Prima facevo lo studio, poi facevo l'analisi, poi facevo lo sviluppo, poi facevo il test, poi facevo il rilascio, cioè l'avviamento del software. Questo tipo di metodologia oggi non si riesce più a fare. Chi la usa ancora sono molte software house italiane, purtroppo. Ma ad esempio gli inglesi e tutta comunque il nord Europa ti obbliga a usare dei metodi molto diversi. Nel senso che le software house moderne si basano sul concetto che io devo prima di tutto fare un qualcosa che in poco tempo verifico direttamente con l'utilizzatore finale se funziona o no, e se fa quello che lui vuole. Sono varie vignette, no? Di una volta su come, cioè, chi aveva chiesto software voleva una cosa, invece poi chi l'ha pensato un'altra, sono un po' di queste. Però di fondo esistono dei metodi per cui io sviluppo il software in maniera che faccia quello che poi serve a chi deve usare e lo paga. Questo vale tanto più se chi lo paga siamo noi, cioè il pubblico, cioè se è un'azienda pubblica. Quindi siamo noi che dobbiamo dare dei soldi a qualcuno che magari non fa quello che abbiamo chiesto noi. Non ci dai sorgenti e poi, oltre a non aver fatto quello che volevamo, ti fa pagare la modifica per fare magari un'altra cosa che non è neanche quella che volevi. Quindi per dire l'assurdo di questo mondo, no? Gli inglesi l'hanno fatto, regolamentato in modo che sia chiaro come deve essere il software. Allora, se vediamo i punti, ce n'è una serie. Il primo è di capire i bisogni. Quindi, primo punto, devo io pensare a cosa vuole l'utente. Questo è un po' voi, se andate a lavorare o fate un qualcosa, bisogna sempre pensare che voi quello che fate, i soldi che vi danno per farlo, è perché voi soddisfate un bisogno. Cioè, qualcuno vuole un qualcosa, voi dovete fargli quella cosa. Fare continuamente una ricerca in modo di puntare a sviluppare sempre delle cose innovative che semplifichino la vita. Il terzo punto che ultimamente va di moda è dire a sviluppare un qualcosa non devo avere solo tecnici o solo ragionieri o solo, devo avere un gruppo multidisciplinare dove competenze diverse hanno magari punti di vista diversi che migliorano magari l'approccio nel capire il problema e poi nel risolverlo. Usare quello che vi dicevo, metodi agile, cioè avere, c'è un metodo in cui dico io devo definire in tempi brevi cosa devo fare, massimo 3-4 settimane, e ottenere il risultato e fare degli incontri giornalieri per vedere se quello che ho fatto il giorno prima
ho sbagliato, se quello che devo fare oggi mi porterà nella direzione giusta ad arrivare all'obiettivo a 3-4 settimane. Questa tecnica, cioè di buon senso alla fine, perché l'agile è un po' il buon senso in qualche modo organizzato, mi dà molta più probabilità di andare con successo a ottenere la soluzione. L'altro punto che è tipico anche dell'agile è di iterare molte volte, cioè fare più prototipi della soluzione, non fare lavorare 6 mesi, 1 anno e poi presentarti la soluzione, no, non va bene, ma fare un qualcosa che io continuamente condivido e verifico con chi poi è l'utente finale se è la soluzione giusta o no. Quindi fare tanti incontri, interazioni di confronto. Il sesto punto è valutare tool e sistemi, cioè strumenti che siano quelli adeguati per ottenere il risultato. Il settimo punto molto importante, che è il tema di oggi, fare attenzione alla sicurezza, cioè il fatto che chi fa un qualcosa non gli vengano rubati i dati o sia danneggiato a livello economico, che ne so, e privacy, cioè che i dati che io inserisco, pensate un po' tutto al problema sanitario, i dati miei non siano disponibili a chiunque in sostanza, no? Poi 8 più importante. E l'8 è l'argomento che di questa attività, che il tutto il codice sorgente che vogliono il Regno Unito deve essere open source. E questo è un concetto giusto che loro già hanno applicato, che secondo me con questa petizione noi e più la condividiamo, quindi se voi siete d'accordo di fare un passaparola e condividerla con altre persone per fare in modo di essere tanti che chiedano questo. Io ci credo molto e ho voluto fare questo talk anche per cercare di un po' di allargare la platea, perché non voglio che siano solo 4 informatici che pensano così, deve essere una cosa che è un bisogno di tutti noi. Quello che dovresti rimarcare, secondo me, è che con questo sistema lui ci sta vivendo, cioè lui ha un lavoro, vive e sta facendo software codice open source, perché io ci credo. C'è della gente invece di 60 anni che programma e dice no, tutto quello che è open è gratuito ed è mi frega il lavoro, io non ci guadagno, quindi il mio software deve essere chiuso, non lo do a nessuno, non lo vede nessuno e faccio programmare un metodo completamente diverso. Non è vero, lui addirittura cosa ha fatto? Ha trovato delle librerie open che gli interessavano, se ne è fatto carico, le ha usate, ha pagato a questi personaggi un 1%, perché dice continuate ad andare avanti e svilupparsene, gli ha messo dentro un suo programma o un programma che lui ha implementato e nel tempo si è trovato migliorie e quindi si è approvvigionato delle migliorie di questa libreria e sta migliorando la sua attività professionale. Diciamo che tutte le aziende oggi nel mondo informatica, oggi chi è open source ha un'evoluzione, una crescita di mercato molto superiore agli altri oggi. Se tu fai un software chiuso, sei 3-4 persone, arrivi fino a lì. Se sei una comunità che sei 1000, 10.000 persone, puoi fare molto di più e anche usufruire del lavoro di tutte queste 10.000 persone. Quindi avere un qualcosa in cui tu investi il tuo tempo, la tua conoscenza, lo investi su un qualcosa che oggi farà 10, domani farà 12, dopodomani farà 20 piuttosto che 100. Quindi è un approccio di metodo, cioè se io investo il mio tempo su qualcosa che è condiviso, è molto probabile che il mio tempo l'ho investito bene. Cioè, ci sono delle persone che dicono io ho inventato il mio pseudo codice per fare formule, per fare buste paga, me lo tengo per conto mio, non lo do a nessuno e rimarrà quello pseudo codice limitato a fare quelle 4 cose che si è inventato da una persona sola. Con i marchi che ci possono probabilmente. Bravo, invece se lo mette pubblico e lo rende pubblico, 10 miliardi di persone ci mettono le mani, diventa un pseudo codice, un codice utilizzabile per farci miliardi di cose, alla fine si scopre che va bene anche per la contabilità, per il magazzino, per miliardi di cose. Sì, è utile anche dopo per standardizzare. Con questo? No, volevo chiudere che poi io faccio un talk proprio su un programma open source dove presento un magazzino e lo vedo 3D. Dove questo codice sorgente lo metteremo open source, in fase ancora di completamento. Però se vi interessa è un po' un gestionale dove io vedo le ubicazioni di un magazzino, ma le vedo anche 3D, con strumento che è in JavaScript, cioè quindi non devo installare niente, devo solo avere un browser e io con questo software che si chiama 3JS posso fare tantissime cose che
alcune ve le farò vedere, alcune magari. Io ho visto la fase di progettazione che stavano parlando, ma poi misuriamo il magazzino, millimetri, centimetri, e stavano parlando millimetri, di questa roba qui, millimetri, parlano scritto in millimetri. Ok, io ho visto la fase di progettazione.